Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e benvenute e benvenuti in questo nostro percorso di, così, di approfondimento dei temi urbani. È un percorso che noi abbiamo avviato all'interno del nostro City Club, tramite il quale andremo a parlare una serie di protagonisti dei nostri territori. Dialogo di innovazione urbana è questa rubrica che ci seguirà per tutto il corso dell'anno. Mando la sigla e poi vi presento l'ospite di oggi. Eccomi, vado subito al nostro ospite che è Franco Ianeselli, che è sindaco del Comune di Trento. Sindaco, benvenuto. Salve, grazie per l'invito. Allora, sindaco, Trento è una città che conosco bene, tra l'altro è una città che organizza anche dei momenti di riflessione sul, diciamo così, sui sistemi urbani. Quella interessante settimana dedicata proprio alle Smart Cities e poi vabbè, il Festival dell'Economia sicuramente è un punto di riferimento anche, non solo per i temi che riguardano il territorio. Noi stiamo portando avanti, appunto, nell'ambito di questa nostra iniziativa, che è City Club, di cui voi fate parte, dei momenti di approfondimento del tema città. Credo che siamo d'accordo, ma poi sentiamo la sua opinione. Questi 15 mesi ci hanno ribadito l'importanza delle città, in quanto le istituzioni più vicine ai cittadini, ai territori, alle famiglie, alle imprese, e attraverso le città che poi sono stati applicati quei programmi anche, diciamo così, di gestione dell'emergenza. Ed è anche, ne parleremo nel corso dell'intervista, è sulle città che dobbiamo immaginarci appunto un momento, diciamo così, importante di ripartenza. Cominciamo però da Trento. Trento è una delle città che noi seguiamo da tanto tempo e oltretutto sulla nostra classifica City Rank, lo dico sempre, non è buoni cattivi, ma è uno strumento semplicemente per seguire i processi che accadono. Beh, ho ottenuto ottimi risultati, vedo che lo scorso anno è stata ottava in assoluto tra tutti i comuni capoluogo, terzo comune in Italia per implementazione degli strumenti di internet. Le cosiddette, diciamo così, internet delle cose, tecnologie di rete, sesta per diffusione nel territorio di wifi pubblico, prima per trasparenza del sito istituzionale, continuo a leggere, ottavo per rilascio di open data, quarta per il livello di adesione alle piattaforme digitali, una prima per il rilascio di app municipali. Insomma, una città che grazie al digitale, insomma, come dicevo prima, ha cercato al meglio di stare vicino ai propri cittadini e alle proprie imprese. Che cosa avete fatto in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi e sicuramente come la tecnologia vi ha aiutato a gestire l'emergenza? Prego, sindaco, a lei. Grazie, grazie. Ma sì, per alcuni aspetti questi ultimi mesi sono stati mesi di città minime, no? Perché le attività sono state ridotte. Ed è curioso perché io sto leggendo proprio in queste ore un libro sulle città aumentate, cioè su come la tecnologia può migliorare le città. Quindi noi diciamo abbiamo avuto delle città minime, ma in realtà abbiamo provato comunque ad aumentare le possibilità di rapporto col cittadino. Noi, come è noto, prendiamo sul serio il codice dell'amministrazione digitale e quindi anche in questi mesi abbiamo lavorato tanto tanto per diciamo, l'accesso ai nostri servizi, sul rilascio dello SPID, che nel nostro caso non è solamente un qualche cosa che può essere fatto con l'autenticazione nei nostri uffici e le circoscrizioni. Noi ci siamo detti online, e adesso lo stiamo facendo anche in presenza, un accompagnamento dei cittadini anche rispetto a tutte le opportunità, no, che derivano dall'identità digitale. Noi su questo ci siamo impegnati molto, sapendo che poi in questi mesi era una vicinanza digitale ai cittadini, ma era fatto di, diciamo, questo misto di elementi avanzati o elementi comunitari, come la presenza dei nostri alpini nei mercati cittadini per evitare gli assembramenti, piuttosto che tutta una rete di volontari che anche utilizzando la tecnologia poi andava a consegnare i pasti a casa alle persone, a tutti coloro insomma che causa pandemia rischiavano di essere o in molti casi lo sono stati isolati rispetto al resto della comunità. Questa è una città che ha sofferto come tutte noi, io qualche tempo fa sono andato a piantare 260 giacinti in ricordo delle vittime di Covid nella città di Trento.
certo, noi siamo passati da un novembre dove avevamo 2500 positivi ogni giorno ad una situazione attuale nella quale, ecco, ad oggi ci sono 50 positivi nella città di Trento. Ecco, qualcosa che abbiamo fatto è stato ad esempio lavorare molto sulla trasparenza dei dati anche cittadini rispetto alla malattia, rispetto ai tamponi, e questo è stato molto molto apprezzato dai nostri cittadini sicuramente. Beh, il tema dei dati e la trasparenza, all'altro appunto voi avete un ottimo posizionamento e credo che sia d'accordo con me, Sindaco, quanto è importante soprattutto in un momento appunto nel quale bisogna ricreare una fiducia importante tra cittadini e chi li governa. E purtroppo veniamo da, sono, al di là del territorio preciso, veniamo appunto da anni in cui un po' si era allontanato, no? questo clima di fiducia tra cittadini. Prego. Assolutamente. Voglio andare a parare. È importante. Uno dei dati aperti del comune di Trento che riguarda i funerali, questa apertura è stata utilizzata anche per fare una ricognizione dell'incidenza del Covid allargato rispetto ai decessi, perché noi abbiamo avuto una media rispetto alla normalità di 400 morti in più, ma che derivano in parte dal Covid. Diciamo, i morti conteggiati Covid sono 260, ma questo aumento ulteriore deriva dal fatto che si sono celebrati più funerali, sono morte più persone, perché erano anche le persone magari con una patologia tipo che aveva bisogno del cardiologo e che in questi mesi non è potuto andare all'ospedale. Ma diciamo che ci hanno lavorato cittadini, ci hanno lavorato gli scienziati, abbiamo fatto insomma di questa apertura dei dati un momento forte del comune anche rispetto a qualche difficoltà che a un certo punto c'era stato rispetto a quanto faceva la provincia autonoma. Noi non abbiamo deciso di fare polemiche tra istituzioni, abbiamo deciso di rendere tutti i dati accessibili, aperti, che questo è assolutamente il tema e la questione. Poi ora siamo coinvolti come tutto il paese nel piano nazionale di ripresa e resilienza. La città di Trento è coinvolta perché è prevista la circonvallazione ferroviaria. Cosa significa? Significa fatto che da qui al 2026 dovrà essere realizzata una galleria che sposterà i treni merci e passeggeri sotto la montagna a est della città, e che con la liberazione dell'areale ferroviario, quindi dei binari che passano in mezzo alla città, con una possibilità per un successivo interramento della linea passeggeri. Insomma, è qualcosa che segnerà la città non per i prossimi 10 anni, ma per i prossimi 100 anni. Va da sé, ecco, che siamo fiduciosi e ottimisti sul progetto, che per noi è veramente strategico, ma lo siamo anche perché possiamo contare su una cultura del dato e del dato aperto, perché questi progetti, ecco, è più sensato parlare di metaprogetto, perché dobbiamo capire tutte le connessioni che derivano sia da un punto di vista geologico che da un punto di vista urbanistico, trasportistico. Ecco, servono tanti tanti dati aperti e insomma stiamo lavorando anche su una control room che permetta alla città di affrontare questa trasformazione epocale. Vedo anche che attorno al PNRR si parla di nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Noi abbiamo finito da qualche ora il Festival dell'Economia. A me ha colpito molto una metafora usata da Sabino Cassese parlando proprio della pubblica amministrazione che verrà, perché noi stiamo parlando di nuove assunzioni. Allora, ecco, la metafora sembra quella di un'orchestra con un direttore che aumenta gli orchestrali. E certo, venendo da una pubblica amministrazione che negli anni è invecchiata anagraficamente, che magari non ha tutte le competenze che servono, anche aumentare gli organici, per carità, male non fa. Però forse, oltre ad aumentare il numero degli orchestrali, diceva Cassese, ci potrebbe essere un'altra metafora, che è quella di cambiare anche lo spartito. E cambiare lo spartito significa capire quali saranno le figure professionali che serviranno. Ecco, per noi, certo, la figura del data scientist è una figura che cercheremo, e allora serve una attitudine e una raffinatezza anche nell'immaginare quali saranno le figure che serviranno alle pubbliche amministrazioni che devono affrontare la ripresa e la resilienza del paese. A me questi giorni giornali insomma, mi chiedono dei commenti su queste nuove norme per i concorsi pubblici, e io rispondo esattamente come ha detto lei. Dico, io penso che le norme siano buone, le sperimentiamo, eccetera, però a me preoccupa cosa c'è prima del concorso, e cioè l'analisi dei bisogni.
Ma poi un'altra cosa, Sindaco, mi preoccupa anche cosa c'è dopo, perché noi dobbiamo fare in modo di attrarre i talenti nella pubblica amministrazione, ma dobbiamo fare in modo anche che questi talenti poi rimangano motivati e quindi forse, continuando con la metafora, se lei è d'accordo, io ragionerei anche che il direttore d'orchestra deve anche rendersi conto che stanno entrando nuovi strumenti e forse anche lui un pochino deve, diciamo così, adeguarsi. Fuori da metafora, credo che sia importante anche lavorare sulle competenze di chi c'è già nella pubblica amministrazione, proprio per fare in modo che valorizzi al meglio le competenze che entreranno. È d'accordo su questo? Certo. Sono molto d'accordo e mi sembra che questo sia stato un ottimo completamento della metafora. Poi, sempre ragionando sulle metafore, noi siamo convinti di essere arrivati a questi buoni livelli come città e pensiamo che li potremo raggiungere. Ecco, qui uso un'altra metafora che è quella della frontiera. Qual è la forza della città di Trento? È di sentirsi avamposto italiano verso il mondo tedesco. Allora, se ti senti alla frontiera, che non è solo geografica, ma anche la frontiera delle politiche pubbliche, dell'innovazione, sei un po' obbligato a essere un pioniere, no? Allora io credo che questo sia il compito che ci spetta anche per i prossimi anni. Anche qui, non cadendo mai nel provincialismo, il provincialismo che può avere una piccola città come Trento, quello di passare dal sentirci in alcuni momenti della giornata i migliori al mondo, cosa che non è vera, e nel pomeriggio invece i peggiori perché non siamo una grande città. Io credo, e qui mi permetto, da sindaco eletto da poco, che le City Club per città come Trento sia un'opportunità enorme perché ti costringe ogni giorno ad un confronto vero, che è quello che ti fa uscire proprio da questo provincialismo, del dirti sono il migliore del mondo oppure sono il più scarso perché a San Francisco fanno cose migliori e ci mancherebbe, o in Danimarca fanno cose migliori. Allora è una abitudine al confronto, all'incontro, alla comparazione, al benchmarking, che è quello che serve alle comunità per crescere, e credo che questo sia proprio un modo e sarà anche un modo fondamentale per affrontare i prossimi mesi e gli anni che ci aspettano. Sì, gliel'avrei fatta come domanda, ma lei mi ha anticipato esattamente questo. Io probabilmente lo ripeto spesso, uno dei limiti del nostro paese è che spesso non fa rete, non fa sistema, non fa squadra. Entrare invece in questa cultura che lei dice, ben rappresenta, del confronto, del benchmarking, sicuramente ci si avvantaggia sia a livello territoriale, ci si avvantaggia sia a livello paese, no? Mettere insieme le diverse esperienze, le diverse prospettive. Senta, prima di parlare di futuro, le voglio chiedere appunto, secondo lei, quali saranno gli strumenti, le risorse, le competenze, abbiamo già detto, per affrontare il futuro. Ma prima una piccola riflessione, che voi siete un comune particolare, siete un comune appunto particolare nel senso dal punto di vista proprio morfologico, siete un comune di montagna, di bellissime montagne. Il tema del digital divide, cioè in questo momento che stiamo puntando molto sul digitale, io direi per fortuna, andiamo verso lo switch off, cioè gran parte dei servizi saranno online. È un ragionamento che state facendo. Perché voi, quel poco che conosco la città, ha anche dei quartieri, diciamo così, No, un no, po' certo. decentrati, tra virgolette. Visto che abbiamo iniziato con le metafore, possiamo proseguire nelle metafore. Trento è una città alpina, però è una città arcipelago. Uno dice, ma che arcipelago? Perché noi abbiamo un fondovalle, ma abbiamo anche delle colline, passiamo dai 190 metri del fondovalle fino ai 2000 metri del Monte Bondone. Quindi abbiamo un arcipelago che è fatto di tanti paesi, di tante Esatto. realtà. E quindi c'è un tema di pari opportunità nell'accesso alla fibra, sostanzialmente. Adesso noi abbiamo in una nostra circoscrizione, che è Mattarello, che è al sud della città, ecco, è la prima zona in Italia dove tutta la circoscrizione, quindi tutte le abitazioni, tutte le famiglie avranno la possibilità del passaggio alla fibra, e questa è una cosa ottima. E noi stiamo lavorando, e qui ritorno alla sua prima domanda, quello che possono fare i comuni, intesi come enti più vicini ai cittadini, nel far capire le opportunità che derivano, insomma, cosa significa avere una connessione forte nell'epoca del lavoro da remoto, nell'epoca della didattica a distanza, e quindi c'è un tema di competenze digitali, ma di un comune che proprio deve organizzare adesso, quando potremo, le serate ai circoli anziani, le serate, stiamo pensando con le nostre politiche giovanili, un lavoro con i nipoti che coinvolgono i nonni, insomma, nel raccontare le opportunità. E questo noi dobbiamo riuscire a farlo in tutti i pezzi della città. Anche perché, aggiungo,
senza scivolare nella retorica del momento che vede le metropoli come in disgrazia e il momento facile per le città di medie dimensioni, perché staremo a vedere, insomma, perché le cose sono sempre un po' più complicate di come le profezie le dicono, però senza eccessiva enfasi, qualche nomade digitale che sta pensando a Trento, io l'ho incontrato, lo conosco, posso stringere la mano, l'ho visto, perché insomma noi siamo, e questo riguarda Trento ma riguarda tanti pezzi d'Italia, insomma una città che ha ottime opportunità di attività all'aria aperta, dove c'è una grande qualità della vita che è quella delle medie città, quindi ci sono persone che in questa nuova fase stanno pensando anche di poter andare a vivere, perché sono in posti che loro cercano, perché sono meno legati alla sede di lavoro. Però è chiaro che le infrastrutture abilitanti servono, che sono quelle digitali, e poi c'è tutto un altro tema di servizi, che quindi sono i servizi sanitari, i servizi scolastici, l'educazione per i figli, insomma tutto quello che un comune deve offrire, insomma dall'asilo nido all'ospedale. Però è evidentemente che c'è anche, e vedo anche, e noi siamo avanzati rispetto al resto d'Italia, ma non così rispetto al resto d'Europa, e questi nomadi digitali, quando cercano una città, la prima cosa che fanno è vanno a vedere il sito del comune, cercano di capire se tutti i servizi sono online, com'è sviluppata la digitalizzazione, e se capiscono che tante cose si fanno su carta, dicono questo non è il posto per me. Quindi io credo che, come nell'ICT Club, una sana competizione tra comuni per proporsi anche come città intelligenti ma anche attrattive per persone che saranno un po' più mobili, un po' più libere, ecco, anche di scegliere dove andare a vivere, questo sarà il nostro compito farlo, assieme a tanti altri progetti che sono quelli noti, insomma, che l'illuminazione intelligente, le app che ti permettono di capire dove parcheggiare piuttosto che quale velocità tenere, insomma questi sono i progetti in cui siamo coinvolti. Ma ritorno alla questione dell'apertura dei dati e anche dei servizi digitali, ecco, è il modo con cui un comune si presenta oggi, il modo con cui un comune si presenta non è benvenuti a Trento, non è il volantino della PT, ma sono le cose di cui stiamo parlando in questo momento. Due cose, e quella della nuova geografia, sì, anche questo è molto interessante, noi stiamo ragionando, come dice lei, senza enfasi, però abbiamo scoperto che in effetti attraverso il digitale è possibile una nuova geografia, cioè è possibile che non sia sempre necessario comunque, no? dover riconoscere l'attrattività di alcune grandi metropoli che poi invece hanno molto spesso sono poco ospitali. Voi tra l'altro avete, tra i tanti asset, avete quello dell'università, quindi per voi potrebbe essere un progetto interessante da cui vengono da tutta Italia, dare l'opportunità a questi ragazzi di rimanere a Trento, non di venire a studiare e poi andarsene, ma di rimanere a Trento. Noi pensiamo di essere more than apple and cows, cioè siamo un po' più di mele e mucche, ecco, siamo mele e mucche nelle nostre montagne e van benissimo, nuoto nei laghi l'estate e sci l'inverno, però abbiamo la Fondazione Bruno Kessler, abbiamo, lo dico sì con enfasi perché non è del comune, la migliore università d'Italia nelle Alpi, insomma abbiamo qualche punto, ecco, per essere una città intelligente e che vive di natura, di cultura, di buono e bello, ma anche diciamo di una intensità. No, l'altro giorno sono andato a fare una mia visita al nostro dipartimento di ingegneria industriale e al dipartimento di scienze dell'informazione, che sono dipartimenti designati come dipartimenti d'eccellenza dal MIUR. Ecco, l'unico rammarico di una visita entusiasmante è che succede anche a Trento che l'abitante di Povo, perché questi dipartimenti sono in collina, non si rende conto della grandiosità delle cose che avvengono dentro questi dipartimenti e dei contatti internazionali che hanno, perché io mi sono ritrovato a parlare con dei professori e poi qualcuno mi sussurrava: ma guarda che questo nel suo campo è il migliore al mondo. Vabbè. A proposito invece poi della Bruno Kessler il rapporto che c'è con il territorio, proprio da testimonianza che i dati aperti non significa solo trasparenza, ma i dati aperti significa anche alimentare soluzioni che vengono da altri soggetti, quello che viene chiamato la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico, cioè un comune che mette a disposizione i dati dà a
la possibilità, realtà che ci sono sul territorio, o singolo, associate, o come la Fondazione Kessler, che è conosciuta in tutta Italia, di creare valore attraverso Ma no, sì, il c'è un materiale che. direttore della Fondazione Bruno Kessler, il mio amico Maurizio Napolitano, che lui vive dei dati che noi produciamo, li riorganizza in una maniera, con una raffinatezza, perché lui lavora su dati e Appunto. cartografie, cioè fa delle cose spettacolari, e però la base di partenza è che i nostri dati sono aperti, poi E servono, diciamo, certo. gli elementi eccellenti che ne fanno un uso che noi non sapremo fare al nostro interno. Esattamente questo, è proprio questo. Però. Ci tengo sempre a perché molti credono che la questione dei dati aperti è questione di trasparenza. Certo che è di trasparenza, ma anche appunto di creazione di valore che vengono dalle altre realtà. E questo è fondamentale. Allora, andiamo a chiudere guardando un po' al futuro. Adesso voi avete delle grandi responsabilità, appunto, diciamo prima, quali sono secondo lei gli strumenti necessari, le opportunità che si aprono adesso ai comuni dovendo affrontare, scaricare a terra, come si abusa dire questo periodo, dei progetti così ambiziosi sono quelli che stanno emergendo dal recovery plan. Sì, perché è un po' paradossale. Io ho fatto questa campagna elettorale lunga perché io mi sono candidato a gennaio del 2020, poi c'è stato il Covid, bisognava votare a maggio, alla fine si è votato a settembre del 2020. Insomma, in tutto questo periodo ho spiegato alla città, e in parte la questione c'è ancora, che insomma era finito un ciclo di finanza pubblica, quindi saremmo dovuti andare a cercare investitori privati, ed è tutto vero. Però il fatto è che noi ci troviamo da qui al 2026 ad avere una quantità di risorse incredibile, perché c'è 1 miliardo di euro sulla città per realizzare questa circonvallazione ferroviaria. E allora l'intelligenza sta però nel non immaginare l'opera intesa come una galleria, ma tutte le connessioni e tutte le conseguenze che ne derivano per la città. Quindi è un qualcosa che non è né dall'alto verso il basso, né secondo me ci si può limitare alla retorica partecipativa. Dobbiamo avere l'utilizzo più intelligente possibile dei dati, ma mettendo a sistema tutto ciò che c'è nel territorio, il comune, l'università, l'FBK, per accompagnare questo percorso, dove la questione non ci sembra quella delle risorse che ci sono, evidentemente, ma delle professionalità, delle competenze e della capacità di essere comunità in questo senso innovativo. Assolutamente sì. Grazie, grazie Sindaco di questa chiacchierata. Avremo altre occasioni perché proprio come lei ha messo in evidenza, questa è una chiacchierata che nasce all'interno del progetto appunto ICT Club con l'obiettivo, l'abbiamo esplicitato, ma lo ribadiamo in chiusura, di far sì che questi ragionamenti, queste esperienze, queste opportunità siano elemento di confronto fra diversi territori, convinti appunto, come diciamo all'inizio, che dal confronto, dal benchmarking, dalla condivisione delle esperienze possa nascere appunto un sistema urbano e quindi una qualità della vita dei territori sicuramente superiore. Quindi grazie Sindaco, a prestissimo, grazie davvero. Grazie.